E siamo arrivati al terzo appuntamento con i nostri soci e le loro creazioni. Iniziamo subito con Carmen. Ciao Carmen, qual è il titolo del tuo video? Il titolo del mio video è Bambini nel mondo. Ed è stato realizzato con fotografie oppure con dei video veri e propri? No, è stato realizzato con fotografie. Sono una serie di foto che io ho preso da diversi viaggi che ho fatto, foto di bambini che mi hanno colpito in modo particolare, sono un po' bambini di tutto il mondo praticamente. Quindi hai girato parecchio, hai viaggiato tantissimo. Non tanto quanto avrei voluto, comunque non mi lamento. Qual è il popolo o la nazione che ti ha colpito di più? Ma sai, tutti hanno una loro particolarità, culture diverse, comunque a me interessano tutti. Fatto questa premessa, diciamo che io ho iniziato i miei viaggi in Asia e l'Asia è comunque il mio continente preferito. Quale nazione? Il Myanmar mi ha colpito molto perché la popolazione è molto, molto dolce, molto disponibile. Infatti ho fatto tante foto di persone, di bimbi, sono molto disponibili. Quindi a te quello che piace di più sono proprio i volti piuttosto che, non lo so, gli abiti magari tradizionali invece del paesaggio? No, io fotografo di tutto, mi interessa anche il paesaggio, però le persone mi interessano, in modo particolare i bambini, perché sono sempre belli i bambini. In questo video quello che mi ha colpito molto sono appunto gli sguardi di questi bambini. E, a te quello che ha colpito è questo o anche altro? Ma sai, i bambini hanno sempre delle espressioni molto dolci, molto particolari, poi specialmente questi bambini africani, i bambini del Perù con i visini cotti dal sole, i bambini indiani con questi occhietti truccati dal kajal e un po' tutti, insomma, sono sempre molto belli. Bene, allora vediamolo. C'è un topolino, mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot. Magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa. E proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti, come i poeti. I bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa
quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno, oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni. Cos'è l'amore? È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare ore, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. E ora vediamo cosa ci ha portato Pino. Innanzitutto il titolo. Beh, Iran, viaggio in Iran. È stato un viaggio organizzato o l'hai organizzato tu? No, un viaggio organizzato. Io viaggio sempre con viaggi organizzati. Come mai hai scelto questa destinazione? Per andare a conoscere un paese che mi ha sempre interessato a livello storico anche. Molto ricco di storia, quindi di grande interesse. Ne sei tornato soddisfatto? Molto, molto. Ci parli un po' della vita in Iran? Beh, lì è abbastanza difficile perché la gente è abbastanza chiusa, nonostante il fatto che cerchi di avere un approccio amichevole con te, molto amichevole. Una cosa che mi ha colpito è che i giovani mi hanno detto, quando torni nel tuo paese, devi dire come siamo noi, non come il nostro governo. E c'è qualcosa che ti ha colpito in particolar modo di tutto il viaggio e ce ne vuoi parlare? Beh, la presenza di reperti storici molto importanti, come ad esempio Persepoli, che testimoniano la grandezza che ha avuto questo paese nella storia. La Persia l'abbiamo studiata a scuola e sappiamo che è stato un grande impero. Quello che mi ha colpito la gente, l'apertura che hanno nei confronti dello straniero, la ricerca di informazioni, nonostante il fatto che il regime sia abbastanza chiuso. Poi il culto che hanno per, ad esempio, i loro poeti. Abbiamo visitato due mausolei di due poeti famosi e c'era gente che adorava, praticamente, come se fossero degli dèi questi personaggi. È stato molto commovente. Poi vedere delle presenze storiche tipo gli Zikurat, che sono delle piramidi che nascono nel XIII secolo avanti Cristo, quindi molto molto antiche, ma molto ben fatte, molto, molto, come si può dire, mantenute abbastanza bene. I mattoni, sono fatti in mattoni, e sui mattoni ci sono delle scritte cuneiformi ancora, che si leggono molto bene, si sono conservate benissimo. Poi, vabbè, Persepoli è stato una scoperta molto interessante, molto, molto avvincente. L'architettura che ancora si legge nei reperti che rimangono dei palazzi di Dario
i palazzi di Serse sono veramente notevoli. Le tombe rupestri, che sono dei re persiani, sono veramente particolari. E poi la presenza di una religione che ha lasciato il segno, lo zoroastrismo, che era stata la prima religione monoteista al mondo. Zarathustra o Zoroastro si dice che sia nato fra il XVIII e il XV secolo avanti Cristo, quindi molto prima della religione cristiana o ebraica, delle religioni monoteiste che conosciamo noi. La particolarità di questa religione è la presenza del fuoco, il fuoco sacro, che è talmente sacro che non viene utilizzato per dire, per loro, bruciare i rifiuti è sbagliato, è una cosa sacrilega. Bruciare un defunto è una cosa sacrilega. Il fuoco deve fare soltanto delle cose pure, perché rappresenta il Dio, il loro Dio, Ahura Mazda. E poi c'è un simbolo che si chiama Faravahar, che è molto particolare, rappresenta i buoni pensieri, le buone azioni e le buone parole. Nell'ordine sarebbe i buoni pensieri, le buone parole e le buone azioni. Che è la filosofia di base di questa religione, di fatto, no? Questa religione dà anche una grande importanza alle donne. È una delle prime religioni che non esclude la donna dal contesto sociale. È veramente molto interessante. Poi io che adoro la storia ti starei a ascoltare per delle ore, però vediamo allora il filmato. Nei pressi di Susa si trova il sito di Choga Zambil, dove nella metà del XIII secolo avanti Cristo il re Untash Napirisha fece edificare una ziggurat per onorare il dio Insushinak. Shabdar der nuri doran
Star, antica cittadella fortificata, dove visitiamo lo storico sistema idraulico risalente a Dario il Grande, V secolo a.C. L'acqua del fiume Karun fu deviata per fornire tramite una serie di gallerie acqua ai mulini. Abbiamo il nostro presidente oggi come videomaker d'eccezione e il video che vedremo fra poco è molto emozionante e parla di angeli, si intitola Angeli a Bombay. E, volevo chiederti, sicuramente è molto forte, queste immagini molto crude che colpiscono molto. Però credo che ugualmente in un video queste vengano un po' non forti tanto quanto lo sono dal vivo. È giusto? No, è giusto. Dunque io pensavo di questo. Io devo dire che di filmati in questi tanti anni, insomma, di Cine Club ne ho fatti tanti. Perché ho voluto mostrare questo, Angela Bombay? Perché è uno dei, diciamo, di quelle di filmati di un viaggio che ho fatto che mi ha particolarmente colpito, perché sono andato in un lebbrosario in India. Ora, quello che mi ha colpito non sono soltanto le immagini di questi esseri che hanno paura tutti del contagio, quindi scappano, anche la famiglia li buttano fuori, queste persone ormai sono destinate così a essere senza compagnia, senza futuro. No, mi ha colpito il fatto che le suore che ho incontrato, queste angeli, perché c'erano due suore italiane che si occupavano di loro, hanno messo questo lebbrosario e l'affetto che portavano loro, come li abbracciavano, come li consolavano, come davano a loro dell'attività da svolgere. E effettivamente sono immagini che mi hanno molto molto colpito e devo dire che fra i miei tanti viaggi e come in tanti filmati che ho fatto, questo ovviamente lo ricordo non tanto per l'aspetto artistico, che non ce l'ha sicuramente, ma per quello che ho visto e per il suo contenuto. Io quando l'ho visto, vabbè, mi ha emozionato, mi ha commosso e mi ha fatto apprezzare veramente molto di più quello che noi abbiamo. Quando hai girato questo filmato? Praticamente circa 6 anni fa, tant'è vero che il filmato è in 4/3, l'abbiamo girato in occasione di un viaggio che abbiamo fatto col vescovo in India, quando è stato creato praticamente proprio presso un ospedale retto da Madre Giovanna Alberoni, quindi una piacentina, diretta al settore di chirurgia infantile. Qui c'era questo, da vedere anche questi lebbrosi per strada, perché per strada addirittura ce n'erano tantissimi, insomma. Io mi sono informato e ho voluto andare da questo lebbrosario perché sapevo che c'erano queste suore italiane che lo gestivano. Ed è stato quindi un po' di anni fa, ma sono ricordi che mi rimarranno sempre finché campo. Noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, aiutare queste suore, che tu sappia? Io devo dire, non mi sono informato come vivono queste suore, certamente avranno aiuti internazionali, insomma, ecco, e devo dire che forse anche da parte del governo, perché il governo indiano addirittura ti nega che ci siano tanti lebbrosi, invece basta andare per le strade di Mumbai oppure di altri posti, vedere lebbrosi per strada, ma ripeto che la lebbra, che ricordiamoci, la lebbra è, se presa fin da principio, si può guarire. Tanto è vero che queste due suore, che ho intervistato poi, hanno preso la lebbra anche loro e quindi sono guarite, perché subito curate. E poi la cosa che ti impressionava era questa, lo vedete nel filmato, quando tu sono entrato in questa specie di giardino che c'era, c'era un sacco di persone, tutti con i piedi fasciati, perché ci hanno spiegato praticamente che la lebbra ti toglie il dolore. Quindi la gente cammina a piedi nudi, con i chiodi eccetera, quindi si feriscono i piedi, è terribile, insomma. Comunque, a parte questo, spero che qualche altro, magari qualche volta, di farvi vedere qualche filmato più piacevole e più allegro. Grazie. Grazie a te.
Affiancati a palazzi e alberghi lussuosi, una miriade di tende e di baracche fatiscenti, costruite con pezzi di lamiera e di plastica. Qui riescono a sopravvivere, come in un formicaio, migliaia di poveri, di persone affamate e senza niente. Emergono le contraddizioni di una società ove paradossalmente convivono in stretto contatto tuguri e palazzi, benessere e povertà. Per la strada una marea di gente e dovunque, nel traffico caotico della città, i poveri. Tanti. Rovistano nei cassoni dei rifiuti, fanno di tutto per sopravvivere, mendicando qualche rupia. Molti, anche intere famiglie, vivono nelle strade, dormono per terra sotto sacchi e plastica, sdraiati sui marciapiedi polverosi, tra fiumane di auto e di passanti, che non si curano di loro. Pessime situazioni sanitarie, poi, costituiscono focolai per malattie infettive, come la lebbra. E di lebbrosi se ne incontrano tanti per le strade di Bombay, con i loro corpi che portano i segni di una malattia terribile e terrificante, che deforma il corpo ed emargina dalla società e persino dalle famiglie che temono il contagio. Eppure, del morbo di Hansen, che causa la lebbra, si può guarire. Ce lo conferma Suor Bertilla, superiore delle suore carmelitane che gestiscono il Vimala Dermatological Center. Guarisce in modo particolare quando sono presi allo stato iniziale, con 6 mesi di terapia gli ammalati possono essere curati completamente. Oggi come oggi i casi allo stato iniziale si cura con la rifampicina e il sulfone, invece quando entrano in caso di reazione abbiamo bisogno degli steroidi e cortisone per far. Al Vimala Dermatological Center i lebrosi vengono curati sin dall'insorgere del male, che nasce in modo subdolo. Più di tutto qui le lì sono ammesse per ulcere, perché sì, la lebbra toglie, sì, la sensibilità. Camminando loro non si accorgono che hanno magari un sasso, ci sono dei ferri, e allora il piede si infetta. Loro non è che vengono subito, vengono dopo 10-15 giorni, quando sono anche abitate con i vermicelli, e allora bisogna tirarli anche fuori e tutte queste storie. Dopo piano piano però rispondono molto bene alla cura, perché non avendola trattata con antibiotici. Sì. Non è che l'antibiotico si usa quando ci sono infezioni, alla lebbra non fa niente, il bacillo con l'antibiotico non si sconfigge. Il lebroso è un essere umano che ha bisogno di sentirsi integrato nella vita, di nutrire speranze per il futuro, ma soprattutto di calore umano e di rispetto. Per questo è commovente vedere come Suor Bertilla e Suor Lucia seguono i malati con amore, trattandoli senza timori di contagio, da persone che anelano affetto e amicizia. Questa miserabilina viene dalla stazione, ce l'hanno portata qua dei mendicanti, e allora aveva tutta la mano chiusa così, abbiamo cercato di... Qui aveva un dito un po' tutto brutto, tutto anomalo, gliel'abbiamo tirato via. Adesso sta cercando, cercheremo di stendere questo con un ferro che mettiamo dentro. Vediamo che lo così. Poi anche gli occhi, vede che... E mancherò?
e pompomene, eccetera. Mentre questa gente è rifiutata dalla società, perché quel caso che le dicevo, la ragazza che stava venendo qui a prendere le medicine, l'hanno vista che era la stamanina ancora trapita, e uno ha fatto finta di niente, la butta giù dal bus e le rompe il braccio. Capisci? Cioè il rigetto, loro più che la malattia, sentono il rigetto di questa cosa. Allora quando vengono qua, naturalmente tra di loro, vedendo che noi, ecco, non facciamo differenza tra religioni, induismo, cristianesimo, musulmani, allora loro si sentono animati, dicono, beh, allora io sono ancora qualcuno nella società. Allora tra di loro si aiutano, se una è certa, proprio abbiamo visto questa qua, tutti vanno e gli prendono il bicchiere dell'acqua, poi ci danno il riso, poi... e noi incitiamo a questo, perché vedono noi naturalmente, perché noi dobbiamo essere i primi che diamo l'esempio. E allora ci diamo tanto affetto e trattiamo loro come se sono persone normali in un ospedale nostro, senza pensare che sono intoccabili, senza pensare che sono, ma neanche pensare che sono infettivi, anche se molte volte sono infettivi. E questo aiuta a loro a sentirsi amati, che è la cosa più importante. E davvero non ci si fa abitudine, nel senso, quando noi vediamo casi disperati così, ti prende il cuore, molte volte ti vengono le lacrime, perché dici, ma che roba, questa persona qua non ha nessuno, è portata qui dai genitori, non vengono a trovarla, è portata qui da... perché non... E infine Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Il tuo video, chiedo anche a te il titolo. La nobilissima città di Piacenza. Come mai questo titolo? Beh, è venuto per mano una cartina di Piacenza e aveva questo titolo e così. Niente. Cosa sono? Fotografie? Riprese? No, sono riprese di qualche chiesa e di cose che riguardano Piacenza. Cosa hai nel cuore di Piacenza, al di là di questo video? Il cuore di Piacenza ho Margherita d'Austria. Come mai? Perché Palazzo Farnese, se abbiamo Palazzo Farnese e altre cose, merito suo. Bene, allora niente, cominciamo a vedere il tuo filmato, che deve essere comunque molto molto interessante. Inside of you, to let it in, come out.
this rose in his.